E dunque la Sarnese batte anche il Gruttaglie 3-1 dopo 120 secondi, il gol di Gian Maria Conci, poi il raddoppio di Emiliano Ulcese e poi arriva il gol della squadra pugliese nella ripresa dopo 5 minuti, dunque una Sarnese che va sul 2-1, ma poi un grandissimo gol di Emiliano Ulcese mette tutti d'accordo sul 3-1, la Sarnese continua la sua striscia positiva dopo le vittorie appunto di Caserta e Turris, arriva la terza vittoria anche qui con il Grottaglie. Sulle immagini di Vincenzo Marrazzo vediamo le immagini, i gol, ma soprattutto ascoltiamo la voce dei diretti protagonisti, ricordando ancora una volta dal Felice Squitieri di Sarno, Sarnese batte Grottaglie 3-1 grazie a Vincenzo Marrazzo, soprattutto un Nello Dierna che vi dà appuntamento al prossimo impegno della Sarnese qui al Felice Squitieri di Sarno. E io sono d'accordo con te, secondo me abbiamo fatto un grosso primo tempo, nonostante le difficoltà fisiche, perché è innegabile dopo tre partite in una settimana su campi difficilissimi e pesantissimi, avremmo avuto problemi. Invece la squadra ha giocato secondo me benissimo, poteva chiuderla già nel primo tempo. Poi è normale che nel secondo tempo siamo calati, perché ripeto c'era un lavoro alle spalle troppo importante, tre partite tra Casarano, Caserta e Turris dove ci hanno tolto energie nervose e fisiche. Però siamo stati bravi e poi in queste partite viene fuori la giocata del singolo. Dolcese per noi è un giocatore fondamentale, l'ha dimostrato facendo secondo me d'antologia. No, beh, siamo una rosa molto, molto ampia, siamo tutti giocatori molto importanti, però il mister ci tratta tutti allo stesso modo. Oggi devo dire che è stata una vittoria importante perché non era facile come poteva sembrare all'inizio della partita. Abbiamo avuto il merito di sbloccare subito la partita e poi non senza qualche difficoltà comunque abbiamo saputo reagire, alla fine abbiamo chiuso la partita. Ma io penso che è normale che dopo un turnover, come è capitato quest'anno, che da quando faccio calcio anche in Coppa Italia non aveva mai capitato di fare in 10-11 giorni quattro partite, ma quattro partite importantissime, determinanti. E devo dire che la sfortuna di Cassarano, che io non c'ero, ma mi hanno detto che non meritavamo assolutissimamente di perdere la partita, devo dire che i ragazzi hanno dimostrato la loro capacità, il loro modo e la loro praticità che hanno in questo calcio. Quindi